Ok, buongiorno, buongiorno a tutti. Siamo in una nuova diretta oggi. Ed aspetta che vi faccio vedere gli ospiti e attivo l'audio. Vediamo, facciamo la scena con. Eccoli qua. Ciao Zai! Ciao! Ciao Mei! Vediamo, abbiamo Zai Ciao Jin. Ella. Ciao! Zai Jin, sempre dalla Francia, da Clermont, il nostro professore di italiano in Francia, italo-cinese. E poi abbiamo di nuovo la Mei, la stellina Mei. Da Shenzhen in Cina, che oggi ci farà un po' di chiacchiere, un po' di aggiornamenti, parlerà un attimo di attualità, visto che è da un bel po' che non la sentiamo, quindi partiamo subito. Zai, comincia te a Ciao. introdurre. Ciao Mei, vai Zai, sei te il Ciao Ella. conduttore oggi. Ah, grazie, Wen. Ciao May, Mi come stai? sentite Niente, ma mi sentite voi? Sì, forte Sì, e ti chiaro. sentiamo bene e chiaro. Come Ah, ok, va stai, bene. Buon Mei? pomeriggio. Buon Grazie. pomeriggio. Buon Da pomeriggio a Shenzhen. te. È già quasi sera, sì. Quasi sera, bene, è l'ora di cenare, quindi. Come stai, Dimmi. May? Com'è la situazione lì a Shenzhen? Bene, la vita, insomma, Shenzhen è una grande città, siamo a 2 passi da Hong Kong, è una città molto giovane, molto frenetica, insomma, la vita ha ripreso, normalmente come prima. Dopo che abbiamo avuto, come l'apertura da febbraio, Shenzhen ha tranquillamente, insomma, ripreso la sua vita normale come prima. La gente circola, va in giro, la mattina la gente si alza, vanno al parco a fare ginnastica, esercizi, tai chi, e poi la mattina si mettono giacca e cravatta e vanno a lavorare, le metro sono sempre piene, gli autobus sono sempre pieni, si gira con le mascherine, però tutto il resto è tornato normale come prima, insomma si lavora tantissimo, anche perché nonostante come l'economia vada bene, un po' di crisi lo ha sentito, no? Si è Quindi la gente sentita, cerca di certo. recuperare un po' quei mesi che ha perso all'inizio dell'anno. Quindi cioè, è molto frenetica la città. Sì. Ah, aspetta che faccio vedere un po' di E foto come della mai ti trovi a metro. Shenzhen? Raccontaci un po'. May, raccontaci un Dunque. attimo come mai ti trovi a Shenzhen, visto che tu sei di adozione ormai torinese. Come mai ti trovi in quella città là? Devo partire dall'inizio? No, allora, Perché no, sei in questo è un Cina. riassunto molto breve. Molto breve. Allora, a sud si sta molto bene, anche perché adesso a Pechino inizia a far freddo. A sud adesso siamo ancora intorno ai 25 gradi, boh, si sta molto bene. Sarà per le temperature. E poi ci sono più, come dire, si spera che qua ci siano più offerte di lavoro, anche se nel nostro settore, sai, nell'insegnamento appunto, come dicevamo prima, c'è un po' di crisi, perché adesso gli studenti che vogliono andare a studiare all'estero, insomma, sono un po' riluttanti, no? Sono un po' frenati da questa cosa. Beh, cioè hanno anche la paura, quindi
Non visto le solo gli studenti, ma condizioni. anche i genitori. Sì. Quindi mi chiedevo in Francia se sono arrivati studenti cinesi o comunque altri studenti internazionali, com'è la situazione là? Beh, la situazione qui, più vicino a Clermont-Ferrand, c'è una città Vichy che sicuramente tutti voi conoscete, che è per i cosmetici, per le terme, anche per la sua politica durante la Seconda Guerra Mondiale, c'è un centro di accoglienza degli studenti internazionali. Quest'anno hanno avuto una crisi forte, un calo del 75% degli iscritti. Se le frontiere poi degli altri paesi si chiudono, ovvio che gli studenti non ne arrivano in Francia. Io penso che anche l'Italia abbia gli stessi problemi che ha la Francia, ma anche gli altri paesi europei, perché l'Europa di per sé, anche l'Europa ha chiuso le frontiere agli altri paesi che sono, tra virgolette, dei focolai, sul livello internazionale. Purtroppo per chi lavora con gli studenti internazionali, si troverà in questi anni in una forte situazione di crisi di iscritti. Quindi anche il mondo dell'insegnamento risentirà fortemente un calo di nuovi studenti che arrivano dall'estero. E quindi tu, Kai, sei tornato a insegnare, insomma, online nelle ultime 2 settimane, ma da Sì, perché settembre la fino Francia adesso, abbiamo quanto fatto in tempo ha? presenza da settembre fino a ottobre. Abbiamo fatto veramente poche lezioni in presenza. Abbiamo fatto poche lezioni in presenza. Purtroppo siamo di nuovo ritornati sotto il lockdown nazionale. La Francia è già da 2 settimane che è in lockdown. Ha cominciato già verso fine settembre, inizio ottobre, come in Italia, zone rosse, zone gialle. Alla fine siamo tutti in lockdown. Ma come del resto anche l'Austria da martedì sarà in lockdown totale. Proprio chiuderanno tutti i negozi per salvare le festività natalizie. Io mi sto ponendo la domanda se veramente quest'anno ne valsa la pena di festeggiare, perché io sarei un po' più prudente, visto che i mesi, diciamo, freddi. Manca poco a Natale, eh? Quanto manca? Ah, un mese e mezzo, Meno un ormai. Beh, mese, siamo poco più di un mese. oggi è il 15 novembre, quindi Ah, sì. manca più di un mese, però. May qui in Europa c'è già aria natalizia, ci sono già le illuminarie, ci sono già nei supermercati ci sono già i panettoni, i Pandoro, c'è i cioccolatini, c'è già, siamo ho visto, ho visto. veramente un Natale anticipato, in Sì, anticipo. in anticipo, come se si avesse paura di non poterlo festeggiare quando arriverà veramente il Natale. C'è Beh, questa sensazione qua, no? sì. Festeggiamolo subito, perché tanto lo sappiamo come ci arriviamo. Guarda, mia sorella è venuta sabato e ha preso uno dei regali per mio nipote Liam, perché non sa quando potrebbe ritornare. Lei sta a Ferrara, quindi per dirti l'assurdità delle cose. Io ho detto, dai, al massimo te lo spedisco, se proprio andiamo in lockdown. Ha preso già il regalo per suo figlio. Quindi siamo messi male, May, siamo un po'... tutti abbiamo paura, siamo un po' giù di tono. Dai, raccontaci un po' te la situazione in No, Cina. volevo chiederti, ma in Europa, in Francia, in Italia, sulla questione dei vaccini, perché vedo che giungono comunque poche informazioni dalla Cina, no? Cosa dicono? Che ci sarà un vaccino a breve oppure la situazione sembra ancora prolungarsi molto? Perché ultimamente qualcuno mi ha chiesto se è vero che in Cina ci sono già dei vaccini. E in effetti è vero, in Cina ci sono 4 tipi di vaccini abbastanza validi e ci sono delle persone che li hanno già fatto. Ad esempio, il marito di una mia amica lo ha fatto 2 settimane fa, più o meno, perché per lavoro deve andare all'estero, no? Quindi il vaccino c'è, ma in Cina c'è, ma è disponibile al momento solo per persone che
ne hanno bisogno, cioè esattamente quelli che devono andare a uscire per lavoro, oppure persone un po' più categorie, insomma, fragile, tipo le donne in gravidanza, a rischio, soggetti un po' a rischio. E per quanto riguarda la disponibilità di massa di produzione maggiore, dicono verso fine gennaio l'anno prossimo. E in Italia, a quanto pare, da quel che leggo nelle notizie, mancano addirittura i vaccini antinfluenzali. Com'è in Francia? Ma in Francia i vaccini ci sono per il vaccino antinfluenzale, ma per il vaccino contro il Covid, diciamo che la Francia, confronto all'Italia, è più prudente, sia anche la linea governativa. Hanno già, in Italia io seguo tutte le due realtà sociali. L'Italia, il governo parla già di un possibile vaccino nel mese di gennaio, ma in Francia invece il governo di Macron tende ancora sulla linea, diciamo, di prudenza e si parla che avremo verso la fine del 2021. Quindi Tanto diciamo che tempo. anche che. Ma il tempo, un vaccino ha bisogno di tanto tempo perché per l'efficacia del vaccino anche il farmaco nuovo americano che hanno appena annunciato è un vaccino ancora non confermato e ha, diciamo, grandi possibilità di essere confermato come vaccino contro il Covid, ma di per sé non abbiamo ancora conferme. Da parte degli esperti, come diceva anche la dottoressa Ilaria Capua, che interviene spesso su di martedì e ci dà notizie un po' più, diciamo, confortevoli, un po' più sicure che il vaccino, ma questo lo sappiamo anche noi, un vaccino di norma ha bisogno di 2 o 3 anni per essere messo. Diciamo E la che in come farà aspettare testato così e tanto? in commercio. Ah. Che umore Sì, Nico, c'è? devi dire. Se l'attesa è, insomma, è così lunga, che umore c'è adesso tra le persone Ma adesso? occorre coabitare con il virus. Purtroppo, innanzitutto sappiamo che per proteggersi un minimo c'è, quindi lavarsi le mani, tenersi sempre la maschera e essere distanti uno dall'altro, almeno di 1 o 2 metri. Ma il problema è anche questo, ci vorrebbe veramente un po' di buon senso da parte di tutti, ma questo non lo vediamo. Purtroppo qui in Europa vediamo anche quando usciamo o anche dalle interviste che fanno i giornalisti, ci sono ancora molte persone con la mascherina sotto al naso, cioè non serve veramente a nulla se uno tiene la maschera sotto al naso, è come non avercela. Quindi Ma mi fa poi essere riflettere. ammassati. Mi fa riflettere un po' questa cosa della distanza sociale, no? Che sono delle misure che il governo, insomma, propone o impone o quello che è, per appunto mantenere, evitare che il virus così si espanda. In Cina, fin dall'inizio, lo dico per la mia esperienza. Per quello che ho vissuto io, cioè dall'inizio della pandemia a gennaio, il 25 di gennaio, mi ricordo, l'ultimo giorno in cui ho preso il treno, dopodiché nessuno ha più preso il treno, c'è stata, insomma, la richiesta da parte delle istituzioni del governo di mettere le mascherine l'hanno messo tutti quanti, anche se all'inizio c'era un po' di carenza, ma adesso appunto ce l'hanno tutti. La cosa della distanza, per come l'ho sperimentata io, che ho girato tutta la Cina negli ultimi 4-5 mesi, sono passata da Pechino all'estremo nord, cioè dal nord della Cina, fino all'estremo sud della Cina, nello Guangxi, cioè esattamente lì dove sono là in mezzo al campo di fiori. Anche dalle foto, insomma, che magari Wen ha visto, la gente non è che... Non
Cioè, non è che non mantiene questa cosa della distanza sociale, è abbastanza blanda al momento, anche perché tutti usano la mascherina laddove deve metterlo. Quando scoppia dei casi sporadici, come è successo a Shanghai, nello Qingdao e nello Xinjiang, generalmente la gente, insomma, di per sé già si protegge con la mascherina e poi fanno tutto quello che si deve già fare, insomma, lavarsi le mani, insomma, auto-isolarsi per i periodi in cui bisogna farlo. Quindi questa cosa della distanza sociale, ho visto anche per terra, per esempio nelle scuole, nelle aule, ho visto che per terra mettevano delle strisce con 1 metro di distanza, però nella realtà di fatti non c'è nessuna rigidità. Questa è una cosa. E invece in Europa, in Italia, almeno lo vedo sui giornali che cercano di gridare molto, no? Di cercare di mantenere questa distanza come se No. la gente non lo facesse. May, dobbiamo anche tenere in considerazione che le abitudini sociali tra l'Europa e l'Asia sono diverse, soprattutto in merito alla distanza fisica. La distanza fisica gioca a favore a questo punto per gli asiatici, che noi non siamo troppo, diciamo, come abitudini, non abbiamo l'abitudine di scambiarci i baci o Darci le altro. In mani. Europa invece, sì, in Europa invece il contatto fisico è molto frequente. Sì, lo Persino qui so, in io. Francia ancora di più che in Italia, persino se si presentano degli amici nuovi, un amico di un amico, si scambiavano i baci, che in Italia almeno ci diciamo buongiorno, piacere di conoscerti, qui è ancora più, diciamo, il contatto fisico è ancora Sentita più in questa essere. restrizione. Sì, questa E restrizione questa viene patita restrizione di più, penso no? che gli europei lo risentono molto, perché privarli di questo contatto fisico, tra virgolette, affettuoso, che loro sono abituati fin da piccoli, che noi asiatici non siamo abituati. Basta anche noi tre come testimoni che con i nostri genitori non abbiamo questo legame di contatto fisico, questo continuo scambio di baci e abbracci. Sì, diciamo che ci sono Questo. altre modalità per esprimere, come dire, Lo l'affetto stato oppure d'animo, la i propri sentimenti. condivisione, eccetera. Infatti è paradossale che qua in Cina, per quello che ho sperimentato, anche nei treni, per esempio, ho fatto un sacco di ore sui treni. Tra l'altro, l'ultimo viaggio che ho fatto di 20 ore dal nord al sud, i controlli erano molto rigidi, nel senso che comunque abbiamo l'app della salute in ogni regione. Prima di prendere il biglietto, comunque viene verificato che tu sia c'è l'autocertificazione che tu sia sano, e poi sul treno ogni 4 ore passavano a prenderci la temperatura. La mascherina era sempre obbligatoria, venivano a dirti di indossarlo, ma in realtà, come dire, una volta che sono passati i controlli, puoi anche metterlo giù, anche perché se devi mangiare, andare in bagno, lavarti i denti, queste cose qui, insomma, non succede nulla di che. E scesi dal treno, l'ultima volta che sono venuta qua al sud, mi sono anche addirittura stupita che non c'erano più i controlli da fuori dalla stazione, che c'era una, come dire, una tizia che col megafono diceva: passate, passate, non dovete più passare alla tessera. Addirittura ti dice: andate, andate avanti. Mentre fino a un mese fa tutti dovevano tirare fuori il documento, tutti dovevano tirare fuori il Chiang Mai, il certificato di salute, e tutti dovevano dichiarare il proprio stato di salute e tutti dovevano prendere la temperatura, no? E l'ultima volta, infatti, ero preparata a fare tutti questi passaggi, questa età, perché ormai mi ero abituata, per la sicurezza di tutti. Questa qua che gridava: andate, andate avanti, come per dire, uscite da qua. Proprio così, al sud si sta molto meglio che al nord e c'è molto meno rigidità per quanto riguarda i controlli, però la gente è più consapevole. Comunque, perché la gente le mascherine
viene quando c'è un caso, sanno già esattamente come comportarsi, che cosa fare, a chi rivolgersi. Insomma, la macchina è rodata, cioè un meccanismo che ormai funziona e funziona È bene. consolidata. Mi ha colpito molto la tua frase, May, la sicurezza di tutti, per la sicurezza di tutti. Un concetto che purtroppo in Occidente sta scomparendo, cioè il senso per il benessere della collettività. E purtroppo io ho questa sensazione che la società europea sta diventando sempre più individualista. E l'unico, ecco, punto di forza che ammiro ancora della popolazione asiatica è la sicurezza proprio di tutti, cioè pensare alla collettività e non solo al bene proprio. Come vediamo bene la situazione in Italia, ma anche in Francia, ognuno esce, c'è purtroppo un gruppo ancora di negazionisti. Ecco, una delle realtà che non abbiamo tenuto in considerazione proprio i negazionisti della pandemia e che non tengono la maschera, ma vediamo benissimo anche dalle interviste, ci sono in Italia delle manifestazioni di gente che sono affollati tra di loro senza maschere. Questo è veramente uno scempio alla democrazia, cioè un attacco anche al benessere della collettività. Quindi Sì, purtroppo. Ecco. è vero, stando qua, cioè passando quest'anno in Cina col Covid, no? In effetti mi sono trovata anche spesso in mezzo a scontrarmi con questa, come dire, con questo punto della diversità culturale, no? Il modo di pensare, di agire. Negli ultimi giorni ho scoperto questo detto, che secondo me può in qualche modo riassumere, no? Perché spiegando un po' a chi voleva imparare l'italiano, dice, boh, c'è un detto, chi fa per sé fa per tre, giusto? Che già dice tanto. Ho chiesto a qualcuno se in Cina, perché ci sono alcuni detti che sono molto simili, no? C'è questo detto qua, volevo chiedere se c'è un detto simile anche in cinese. E cercando, a quanto c'è, ma è esattamente all'opposto. Cioè, tre persone è meglio di una persona, di una persona. Cioè, quello che fa tre persone supera sempre di qualità quello che è in grado di fare una persona sola. Cioè, l'è detto esattamente l'opposto, no? Mi fa pensare che il detto europeo, occidentale, italiano è più incentivato a pensare, a fare da sé, piuttosto che aspettare gli altri, no? Invece il detto cinese è esattamente l'opposto. E questo è, come dire, si ricalca in tantissime altre cose, in altri modi di pensare. In effetti, nelle stazioni, quando insomma chiedono, perché continuano i messaggi di propaganda che ti chiede di mettere la mascherina, di essere sicuri, lo ripetono in continuazione per la sicurezza di tutti quanti, per gli altri, per favore, indossate le mascherine, per favore. Fate vedere la vostra dichiarazione di autosalute, scaricate l'app ed in continuazione lo dice, fatelo per la sicurezza generale di tutti quanti. È carino, cioè, non so, ho trovato questo detto che in qualche modo esprime insomma, questo pensiero che tu in questa notazione che hai fatto tu della differenza culturale che c'è in Cina piuttosto che in Europa, no? In Europa si pensa di più. Appunto, sono anche un po' stupita io stessa a dire questi qua che dico i cosiddetti negazionisti, no? Cioè, non è possibile che in televisione, in America, in Francia, in Cina mettano in scena, insomma, questi medici che si mobilitano, questi ospedali pieni di pazienti solo per far vedere a te che è tutto falso. Non, uno ci ragiona un attimo e dice: ma com'è possibile che ci sia tutta questa montatura solo per ingannare quei pochi, no? Perché appunto i Ma il negazionisti problema è dicono. anche legato alla politica, May, come vedi, purtroppo c'è sempre una
una parte della politica, come abbiamo visto sia in America, ma il populismo è presente purtroppo dappertutto. Ancora Donald Trump, il presidente degli Stati Uniti, ancora per poco, per fortuna, Ma lui non vuole non ha mai. mollare Ha questa sempre, cosa. neg non, ha sempre negato l'esistenza del coronavirus. Ecco, quindi qui in Europa sappiamo già chi, e soprattutto in Italia, sappiamo già chi prende il suo pensiero, diciamo, Sì. non dico da shock, ma da veramente che, essendo un leader di un partito, è aberrante. Metti veramente a repentaglio la vita di un essere umano. Parlando degli Stati Uniti, May, come hanno accolto la notizia i cinesi dell'elezione di Joe Biden? Allora, in questi giorni le notizie, ma in questi giorni un po' di meno, fino alla scorsa settimana le notizie arrivavano in continuazione dalle elezioni fino alla vittoria di Joe Biden e alla sconfitta di Donald Trump, che non vuole ammettere. Le notizie vengono seguite con molta attenzione. Però da un punto di vista, nel senso che stiamo a vedere, in realtà qualcuno dice che se Donald Trump continua a rimanere presidente, tecnicamente fa un favore alla Cina. Qualcun altro, insomma, non è che c'è un tifo, per esempio, per uno o per l'altro, in realtà. Si sta a guardare e vedere che cosa succede in America. Nel frattempo, la Cina si prepara a gestire, insomma, le relazioni internazionali in tutti e due i casi, anche perché quello che ha fatto Donald Trump, la sua politica anti-cinese contro la Cina, la guerra commerciale, ha avuto le sue, come dire, ha avuto i suoi risultati, però i cinesi continuano, si tirano su le maniche e cercano di trovare il modo di andare avanti lo stesso. E se non ci sarà più, cercheranno di capire in che modo relazionarsi con quest'altro nuovo presidente. E il tutto, appunto, come da spettatori, che non fa, secondo me, perlomeno la percezione è che non fa il tifo per l'uno o per l'altro. Si sta a guardare e vedere come andrà a finire? Siamo dei spettatori da questo punto di vista. Anche perché Però già non c'è una buona politica. notizia è che la Cina ha dichiarato le elezioni, la vittoria di Joe Biden, quindi c'è da parte Ma del era governo prassi. cinese già Ma un... Sì, la prassi è arrivata un po' tardi, ma già, meglio tardi che mai, ecco, possiamo dire anche così, che la Russia non l'ha ancora fatto, ecco. Io sono ottimista, ecco, da questo punto di vista, anche per una futura cooperazione tra la Cina e l'Europa. Poi tutto dipenderà ovviamente anche dall'evolversi della pandemia e le conseguenze che ci lascerà questa pandemia mondiale. dipenderà È un se quanto incognito. l'Europa riuscirà a essere indipendente oppure a staccarsi dall'influenza americana, perché secondo me l'influenza americana, cioè, come dicevi tu prima, quello che dice Trump, come lo nega, in qualche modo ha influenza sul pensiero generale di qualcuno, no? Cioè, se Trump continua a negare che non esiste, a quanto pare in Europa qualcuno, insomma, lo calca e dice: non c'è, no? Quindi l'influenza dei pensieri americani c'è ancora in Europa. Bisogna vedere se dopo questa pandemia l'Europa sarà capace di essere un po' più indipendente da questo. Ma indipendente non è mica che di indipendenza o di autonomia. Io spero che, io penso che non c'è spazio per tutte le cooperazioni su questa terra, ecco, per lavorare tutti insieme nel benessere sia del clima, che è uno dei temi di attualità, ma che dobbiamo veramente far fronte, perché il surriscaldamento climatico è veramente un altro di quei guai che abbiamo a che fare nell'avvenire, oltre alla pandemia, oltre alla crisi economica.
Io, come ti dicevo, sono ottimista perché anche dalle esternazioni che ha fatto Joe Biden, ha detto coopereremo tutti insieme, e in quel tutti spero che sia tra l'Asia che l'Europa. Ecco, sicuramente Trump ha giocato a sfavore dell'Europa e contro tutti alla fine. Io spero in un'unione sociale dei popoli, spero in questo, ecco, che anche la Ma Cina. la Cina cerca collaborazione in Europa e cerca di trovare una cooperazione. Infatti, insiste molto, no? Soprattutto su questo progetto sociale, politico e anche economico sulla Via della Seta, no? Però trova molta resistenza, anche perché, per esempio, l'Italia continua a essere un paese riluttante, no? Cosa facciamo? Vogliamo gli americani oppure no? Però questa è sempre stata una modalità italiana, insomma, così. Beh, l'Italia, io penso se ci fosse un governo forte, un governo che pensa al benessere del proprio paese, l'Italia ha veramente tante risorse sul punto culturale e paesaggistico, avrebbe veramente tutti i mezzi per rialzarsi dalla pandemia, ma tutto dipenderà dalla Tirato il punto politica cruciale. nazionale e europea. Esatto, hai detto proprio se l'Italia avesse un governo forte, se il problema è che adesso non ce l'ha, al momento non Sì, il sembra problema averla. è proprio il se. No, ma se Sì. sono sempre in campagna elettorale, il rischio è certo. Io non ho mai, ecco, adesso io sono in Francia e vedo la realtà più dal vivo, quello francese, vedo che dopo le elezioni non se ne parla più, ognuno lavora per il bene collettivo, cioè si cerca, ma in Italia siamo in perenne campagna elettorale, soprattutto da una sponda, soprattutto da parte della destra e del centrodestra, che vincano, che perdano, sono sempre in campagna elettorale. Questo non giocherà mai a favore della cittadinanza. Se si è sempre per 5 anni in campagna elettorale, che sia a governo o che non sia a governo, io lo trovo veramente questo modo di fare è assurdo. Wang, senti, volevo Dimmi. chiederti, secondo, sulla politica c'è molto da dire e allo stesso tempo anche no. Volevo chiederti, ma in Italia adesso come situazione, no? C'è solo Roma come... No, vi ho persi. Perché? Scusate ragazzi, Zone siamo. rosse, Ah, ok, ci siamo. non puoi più uscire. Spiegami un po' cosa succede in Italia. Ma tra venerdì e sabato è uscito un nuovo decreto regionale, abbiamo aggiornato un po' la mappa di tutta l'Italia. Io so che l'Emilia Romagna è passata da gialla all'arancione, quindi abbiamo delle restrizioni più costringenti, soprattutto sugli spostamenti. Prima di giorno almeno potevi andare anche in un'altra provincia, adesso da quello che ho capito non è che puoi andare più di tanto fuori, solo per necessità proprio lavorative oppure di più grandi. E niente, si vede che l'Italia adesso è diventato tutto un arancione, poi dopo c'è un puntino su Roma che il Lazio è giallo. Aspetta un attimo che provo a vedere la mappa dell'Italia regionali su come sta Ecco, così andando. pubblichi e metti. Sì, Ma perché quindi ho cosa vuol dire? Che c'è un lockdown parziale, diciamo, il no? preambolo al Ci sono lockdown delle totale, restrizioni come di di... marzo, sai, rosso vuol dire proprio tu devi stare in casa, se non devi andare ai lavori che sono permessi dal regolamento regionale, non puoi uscire, puoi uscire solo per andare a fare la spesa. Già adesso ieri sono andati in due al supermercato qua vicino a casa e è entrato solo mio padre, perché può entrare solo una persona alla volta, adesso con le nuove direttive, perché non ci può essere sovraffollamento. Adesso sto facendo vedere la mappa. Il Ma Lazio è giallo, il Molise è giallo, il Trento è giallo, mentre Bolzano sopra è rosso. È Toscana è assurdo. rossa. La Toscana è diventata rossa, infatti sono E incazzati scusami, ieri i nostri Piemonte, amici. no. La Sardegna è gialla. Dimmi. Ma anche... Ah, gialla. Anche in Francia c'è questi colori.
C'erano, da 2 settimane hanno tolto, c'erano le zone coprifuoco dalle 9 fino alle 6 di mattina, poi dopo tutta la Francia è passata al lockdown nazionale. Ah, capito. Diciamo che abbiamo finito, May, di fare questo balletto, questo Apritudi, diciamo anche apritudi. coloriage tra rosso, arancione o giallo. Sì. Penso, anche in Italia, May si parla già di un prossimo confinamento perché le misure comunque non danno grandi risultati, anche se i giornalisti dicono che c'è veramente c'è un calo, ma questo, secondo me questo calo che dicono è per spingere alle festività natalizie, al commercio, ma se dobbiamo rischiare dopo tutte queste misure, non dobbiamo diciamo anche far svanire questi sacrifici da parte degli italiani, perché ci vuole veramente poco per ritornare a un punto di non ritorno. Capito. Well, volevo chiederti una Sì. cosa, cambiando un po' di argomento, no? Perché la mappa dei colori penso che voi potete vederla meglio, io la vedo ogni tanto aggiornato, ma questa situazione generale, no? Che è un po' preoccupante, deprimente, insomma, c'è una situazione abbastanza tetra. Dal punto di vista della vita pratica, quelli che stanno per esempio in zona rossa, dicevi tu che si può uscire solo per fare la spesa, non c'è stato un cambiamento, un miglioramento per esempio sui servizi, sulla spesa a casa, sulla vendita online, sull'acquisto online? Ti faccio un esempio, io non so se in Cina, quando capita che devi stare in lockdown, devi stare come tipo a Qingdao, sono scoppiati 3 casi e tutta la regione è stata chiusa, e soprattutto la città, i colli di città sono stati fermi, quelli che erano più 3 zone individuate dove c'è stato i contagi, la gente è rimasta in casa a fare la quarantena, però in automatico si è attivato tutto il servizio di volontariato che ti porta la spesa Ah, davanti figo. alla porta, insomma, Al proprio davanti alla casa. domicilio. Sì, a parte che i cinesi sono abituati a comprare online e farsi spedire tutto a casa, dalle patate alle mele, al forno elettrico, al mobile, tutto, no? E quando sei costretto a rimanere in casa, il governo ti garantisce, ma fin dall'inizio, il governo sono i servizi pubblici, che comunque non rimani senza cibo. Tu ordini quello che vuoi e ti verrà portato a casa anche nell'arco di 2 ore, insomma. Quindi c'è stato un aumento di questi servizi, ma in realtà neanche aumento, anche perché, come dicevo già prima, i cinesi erano abituati a comprare online. Adesso i servizi sono molto più efficienti. C'è molta più concorrenza da questo punto di vista, quindi diciamo si è sviluppato e rafforzato un nuovo settore dell'e-commerce, no? Del commercio online, della vendita online, e il servizio cioè il terzo settore si è molto sviluppato in Cina, tantissimo. E pensavo che in Italia, in questa situazione qua, magari qualcuno avesse pensato anche loro di migliorare questa parte, cioè proprio il servizio alla persona, per tutto, visto che non ti puoi muovere da casa. Quindi vuoi sapere la situazione in Italia adesso, no? Sì, cioè tu, per esempio, se rimani a casa e devi andare a fare la spesa settimanale o giornaliera, puoi comprare tutto online e aspettare che te lo portino a casa o devi uscire tu? Tecnicamente io posso adesso andare sul sito sia di Esselunga che di Coop, associo la scheda di entrambi i supermercati, vabbè non faccio pubblicità più di tanto. Il problema massimo è che i tempi d'attesa che c'erano a marzo erano veramente lunghi, io mi ricordo che ci volevano 2 o 3 settimane, poi dopo magari si accorciavano i tempi in consegna, ma non era facile prenotarsi, avevi anche degli slot
preferenziali per gli over 65, per esempio. Da qui a marzo le cose non sono cambiate più di tanto. Se andremo ad intasare un po' il traffico online, vedrai che avremo un po' di difficoltà. So che avevano assunto durante quest'estate dei fattorini in più, perché ne ho visti girare qualcuno, per esempio, ha pernottato nel bed and breakfast dei miei vicini di casa, qui a fianco di quei fattorini che sono arrivati dal sud Italia, ecco, gente da fuori a fare le consegne, perché qua non ce n'erano, con la patente proprio quella data. E quindi il mercato online è un po' così, e la fa padrona Amazon, ti dico la verità, ma Amazon su tutto quello che non è il food, che non è il cibo, è molto efficiente. Io ricevo le cose abbastanza in fretta, perché io compro molta roba tecnologica, io cibo per fortuna vado ancora a comprarlo, e poi finché possiamo andiamo anche da mia cugina che ha un ingrosso di alimentari cinesi da Bologna, quindi andiamo a prendere la roba fresca che possiamo. Noi siamo rimasti senza riso durante il lockdown, quindi abbiamo cominciato a mangiare pasta. Ok, va bene, noi siamo abituati, però 2 mesi senza riso è stato come una privazione, una piccola grande Ah, no, non ci posso privazione. credere. Eh sì, non si trovava il riso cinese neanche all'Eurospin, neanche nel supermercato qua vicino, il riso jasmine, non mi ricordo qual era la varietà, però non c'era Beh, quello. perché perché gli cinesi hanno avuto molta paura per rimanere, come del resto tutte le altre famiglie, anche italiane o francesi, c'è stata una quasi, fosse come se ci fosse scoppiata la terza guerra Sì. mondiale, cioè rimanere Mangiare. senza cibo, che per fortuna nella seconda ondata non è accaduto questo problema, che No. tutta la gente correva al supermercato a comprare. C'erano veramente scene apocalittiche, cioè, Si sente male, si c'erano sente scaffali male. vuoti, Piano, piano. completamente. Questo è stato veramente sorprendente. Kyle, Non so in io ti Cina sento May malissimo. com'era la situazione nel primo confinamento. Ti sento male. Chi No, fa ta domanda? volevo semplicemente, sì, volevo capire bene cosa, cioè nel senso, ero curiosa di sapere se questa situazione, chi fa commercio, soprattutto questo settore online in Italia o in Europa, si è approfittato per svilupparlo, per renderlo più efficiente, perché la macchina, insomma, dei servizi online in Cina si è moltiplicato, raddoppiato, e tutto ha funzionato molto bene proprio perché esiste questo servizio online che già prima c'era. Durante il lockdown è stato utilissimo, molto Certo. efficiente. Fin dal primo lockdown, la prima garanzia, a parte il fatto che se tu non stai male non devi andare in ospedale, in ospedale ci vai gratuitamente, questa cosa è una cosa che la popolazione ha ringraziato molto il governo, ti garantisce che comunque il cibo ti arriva in casa. Tu puoi ordinare veramente quello che vuoi. E ti arriva nell'arco di un'ora, di 2 ore, perché c'è un servizio durante proprio il lockdown Efficiente. totale a febbraio, c'erano i volontari. In ogni quartiere c'erano dei volontari che si offrivano per portarti da mangiare. E poi anche da noi c'è stato il periodo in cui potevi andare a fare la spesa al supermercato, che ne so, una volta ogni 3 giorni, piuttosto che un membro della famiglia una alla volta e non tutti insieme. Esatto. Però se tu volevi potevi tranquillamente startene a casa, ordinare online e aspettare che ti arrivassero, ti bussassero la porta e te lo portassero lì. Anche a Qingdao, nell'ultimo periodo che c'è stato questi casi, tutti quelli che erano stati, come dire, messi in quarantena obbligatoria, la prima cosa che si è attivato è appunto il servizio online, cioè di cosa hai bisogno, della spesa per il giorno dopo, delle cose che ti saranno di prima necessità, tu dici cosa hai bisogno, ti verrà portato, il servizio condominiale viene organizzato e ci sono i volontari
che portano proprio i prodotti che ti servono, quando sei proprio costretto a stare in quarantena, no? Per tutto il resto, la macchina dell'acquisto online ha ripreso a lavorare molto bene, infatti i fattorini lavorano tantissimo. Cioè, questo è un settore che in Cina va alla grande, soprattutto la spedizione C'è postale. un boom. Ah sì, è un crescendo. Ma la gente risparmia anche tempo, cioè non deve neanche andare al supermercato, poi soprattutto ci sono molti servizi online che ti danno la qualità, garantiscono la qualità, perché se tu spedisci E gli se io compro anziani come fanno delle mail? medie, in che senso? Ah, gli Cioè, anziani sono più bravi di me con la ci sono molti tecnologia. anche gli anziani, perché la tecnologia c'è, ma occorre che anche le persone più anziane sappiano usarlo, cioè usare il cellulare o il computer per ordinare. Quindi non so, ecco, chiedo a No, te, ti gli assicuro che anziani come anche gli fanno? Perché c'è. anziani hanno gli anziani hanno i telefoni molto più avanti del mio. A livello informatico sono integrati anche loro, anche perché basta avere il nipotino a fianco, in 2 secondi te lo insegnano e lo sanno. Bravo. Molto Sì, agevolato. ma Sono più abituata per chi non ha il io, nipotino che che mi so sono abituata a chi è comprare online. attacca al Però tram, per gli anziani che sai, sono ti darà soli qualcun e che i figli altro. sono all'estero, come fanno? Vabbè, te ma l'ho però detto, c'è durante questo la pandemia servizio. non è che hai tanto contatto con Ah, è loro. vero, dimmi. Te l'ho detto, si è attivato questa catena di volontari che sono andati dappertutto, per esempio nelle zone di campagna, Ma. sono andati persino Ah, nelle zone, nelle ok. case più isolate, e nel periodo in cui si doveva riaprire le scuole. I volontari si sono attivati addirittura per portare internet nelle case più lontane, nelle campagne dove non arrivava internet. Ma dai. C'è L'efficienza al massimo. una macchina di volontariato che in certo senso questi volontari hanno dei benefici, in un certo senso, perché vengono riconosciuti. D'accordo. E le famiglie meno facoltose come hanno fatto durante la pandemia? Perché in Europa c'è anche questo problema. Abbiamo visto durante il primo confinamento a Napoli, molte famiglie hanno messo un cesto fuori dal balcone, chi ha Ah, dà, sì. chi non ha prenda. Quindi in Cina come il governo come ha affrontato o le associazioni, non so, come hanno gestito questa situazione per le famiglie più bisognose. Allora, per le famiglie più bisognose, adesso devo ritornare Perché non indietro. tutti hanno i soldi. Purtroppo parlare che la tecnologia c'è, fare la spesa è molto facile, ma non dimentichiamo l'aspetto economico, perché se durante il confinamento non lavoriamo vuol dire che non abbiamo lo stipendio. Quindi possiamo dire che la tecnologia è la più efficiente, la più avanzata del mondo, ma per far funzionare, per ricevere la spesa a casa, dobbiamo spendere, dobbiamo pagare. Alla fine dei conti torniamo sempre al problema economico. Come hanno fatto le famiglie meno agiate? Allora, di casi in cui non è arrivato il servizio, più che altro c'è stata crisi più che altro dopo che è finita il lockdown, no? Perché comunque il lavoro si rallentava a riprendere, eccetera, eccetera. Ma i cinesi ecco, un aspetto che continuavo a ri ritrovarmelo, a ripropormelo negli argomenti, nelle discussioni tra le persone, è che gli occidentali, dagli americani agli italiani agli europei, sembrano non essere abituati a risparmiare, mentre il cinese risparmia tantissimo. E quindi una delle domande che mi facevano spesso gli altri cinesi mi diceva: ma è vero che gli italiani, gli europei non risparmiano, e come fanno a sopravvivere quando succede una cosa del genere? Perché noi cinesi facciamo tutto per risparmiare, quindi quando succede una roba del genere, bene o male, hai delle risorse tue, no? Dei fondi tuoi, col quale sopravvivere finché non passa il periodo critico. Poi, se il periodo critico dura a lungo, ovvio che è un'altra storia.
E comunque, per esempio, nelle zone durante il lockdown, il primo lockdown, nelle zone più difficili, c'è stata una raccolta di donazione di cibo donati volontariamente da aziende privati, dove è stata come l'organizzazione dell'ONU, no? Quando porta il cibo, insomma, nei paesi dove mancano. In qualche modo è arrivato dappertutto, non c'è stato problema di carenza a livello, come dire, di Sociale. distribuzione dei viveri. E prima che ci fosse la chiusura totale, la gente, anche qua in Cina, hanno fatto tutti, le scorte. Persino mia zia c'ha ancora, 3 pacchi di riso che non ha ancora finito da febbraio. Quando sono andata Madonna, io al occorre supermercato inviarne a un pacco comprare, a Wen. no, no, Occorre no, io sono inviare pieno, un pacco a Wen. ho la dispensa piena. il paradosso mi diceva che da noi è pieno di riso, ma perché cavolo abbiamo comprato a fare il riso se da noi è pieno di riso? E solo che in quel momento si è presa un po' dalla, come dire, dalla follia che tutti comprano, abbiamo comprato anche noi, e poi ci siamo chiesti: ma cosa compriamo a fare se il riso non lo coltiviamo? Non lo so, infatti mia Meglio zia. il riso che la carta igienica, perché in Occidente c'è stata la guerra per la carta Sì. igienica, i rotoli di carta igienica. Madonna. Ah, già, no, infatti è vero. No, appunto, per le persone meno, come dire, facoltose, i cinesi sono abituati a risparmiare e quindi in qualche modo hanno attinto dalle loro risorse che avevano e continuavano a chiedermi: ma com'è possibile che in Europa o gli americani la gente non è abituata, cioè proprio una questione di mentalità, non riuscivano a capire perché gli europei non sapessero risparmiare. Così mi chiedevano. Io dico: c'è un sistema sociale. Ma non sapessero risparmiare. No, In realtà non è che non non tendono a siano capaci risparmiare, di non risparmiare, in tendono. realtà è che Ovvio. c'è un problema sociale che chi è ricco è sempre più ricco, chi è più povero rimane sempre più povero. Quindi c'è anche questo aspetto qua da tenere in considerazione, che le famiglie italiane o anche europee avrebbero anche di risparmiare se potessero. Il problema è che con gli stipendi che si ha al giorno d'oggi in Europa, per delle famiglie che hanno dico 2 figli da mantenere, non, con 2 stipendi, se sono anche solo se anche tutti e due i No, genitori no, no. lavorassero, Dai, diciamo che lo aspetta. stipendio vivi e non come un genitore solo che tende a sopravvivere. Diciamo che anche che lo standard di vita europeo si è abbassato molto in questi ultimi 20, in questo ultimo ventennio, che la gente non arriva più a risparmiare. Questo è il problema. Non è No, che io ma penso io ho che. presente, no, Kai, devo dire, io ho presente, come dire, com'è la mentalità e anche il sistema sociale che c'è in Europa. Quello che volevo puntualizzare è che mi stupiva che loro si stupivano e quindi chiedevano a me, con grande sorpresa, come mai di questa situazione. Perché noi cinesi, bene o male, durante questo periodo di crisi, bene o male, un po' tutti hanno i propri risparmi dal quale attingere. È chiaro che toccando i tuoi risparmi, dopo che è finito questo periodo duro, devi ricominciare a lavorare e a risparmiare, no? Cioè, riprendi il meccanismo di prima. E quindi, cioè, poi spiegare che in Europa, in America, ci sono altri sistemi, per esempio, per lo studio, no? Le famiglie risparmiano tantissimo per mandare i figli all'università, a scuola, eccetera, perché le tasse sono alte, soprattutto se vuoi mandarli nelle scuole migliori. Ma, per esempio, non so, mi pare di capire che in America, molti genitori, per far studiare, anche studenti stessi per far studiare, usano questo sistema del prestito, chiedono un prestito per poi. Quindi si indebitano ancora prima Certo. di entrare nel sistema sociale lavorativo, no? Quindi un studente che finisce l'università ha già dei debiti, mentre in Cina, un studente che vuole andare all'università, se è riuscito ad andare all'università è perché mamma e papà hanno risparmiato e hanno fatto un sacco di sacrifici affinché lui potesse
andare a studiare, no? ti Quindi possa la istruire. mentalità del risparmio, perché devi anticipare tu i soldi, mentre in Europa magari trovi altri sistemi, no? Non hai i soldi, chiedi un prestito, chiedi delle agevolazioni, eccetera, eccetera. Quindi non senti la necessità di risparmiare come lo è per un cinese che vuole risparmiare molto, insomma. Sì. Beh, No, innanzitutto non ci sono delle tasse universitarie così elevate, ecco, anche questo ricordiamo, che è anche proporzionale al questo può reddito. essere non dappertutto, comunque questa cosa generale, tipo anche in America le tasse universitarie sono carissime, Sì, però vabbè, il diciamo il sistema sistema di cinese prestito. copia abbastanza il sistema americano, Beh, ma il sistema credito in America è stato universitario. dato molto più velocemente in passato, per quello c'è stata la bolla. Il punto è che in Cina le bolle sono controllate, il governo Sì. non lascerà mai esplodere una bolla senza fare nulla. In America, avendo le elezioni e comunque l'alternanza dei governi, è molto più difficile. Tu tieni conto, me, che da 2008 adesso c'è stata una crescita economica, nonostante la crisi della, come si chiama, la JP Morgan. Ma non tutti ne hanno beneficiato e quindi i risparmi in Italia molti se lo sono mangiati negli ultimi 10 anni, ma l'Italia generalmente era un popolo di risparmiatori. Il problema è che adesso sono arrivati senza più risparmi e non siamo abituati a un sistema del credito, perché fino Bravissimo. adesso davano solo i mutui, cioè Esatto. ricordiamolo che quello che potevi prendere o prestiti a tassi molto alti tramite privati e finanziarie, oppure per comprare un'auto o quello che ti serviva nell'imminente, oppure mutui, non c'è tutto questo credito in Italia, non è come l'America. E quindi siamo messi male in Italia, non so in Francia, però i risparmi sono finiti, non ci sono più, c'erano, no? No, per fortuna in Francia, persino per ora ancora le tasse universitarie sono molto basse per gli studenti universitari. Hanno fatto un piccolo ritocco abbastanza rilevante per gli studenti stranieri che non sono europei, quindi gli studenti extraeuropei hanno aumentato le tasse universitarie in maniera esponenziale, sono passati da 3 cifre a 4 cifre. Però l'università francese costa meno dell'università italiana, ecco, su questo piano qua vi posso assicurare che sono molto più agevolati le famiglie francesi. Allora, Vi quando parlo torno in Europa, che vengo in Francia. Non vado più in Italia, vengo in se hai la Francia. cittadinanza italiana, sì, ti conviene. Però se hai la cittadinanza cinese, se vieni a studiare in Francia, pagherai di più, molto di più, perché sono passati veramente a 3 cifre, sì, a 3 cifre, da 3 cifre a 4 cifre, scusami. Quindi costano sui 200 euro circa per la laurea triennale, poi passano a 200 e qualcosa per la laurea magistrale, ma... E per gli stranieri passeranno da 1000 e qualcosa a 2000 e qualcosa, quindi occorre, per beneficiare, ecco, occorre essere cittadini europei di questo sistema universitario francese. Ah, sì, lo immaginavo. Wen, abbiamo fatto già un'ora. Cosa dici tu per i tempi? Dici Se vuoi parlare un tu? po' te di qualcos'altro oppure di promuoverti, non so se hai voglia di promuoverti. Io ho una domanda per May, l'ultima domanda per May. May, visto che torniamo sempre al tema del Covid, l'Europa sta attraversando nel cuore della pandemia, ho solo una domanda per te riguardo al clima, perché uno dei fattori che io penso anche che gli esperti siano a conoscenza che il freddo è causa, accelera, diciamo, il propagarsi del virus. Le città cinesi, le città più fredde, com'è la situazione sanitaria nelle città più fredde in Cina? Allora, attualmente, come dicevo, è tornato un po' tutto come prima, normale, abituandoci, cioè ci siamo un po' tutti abituati a queste misure che
portare la mascherina, mantenere la distanza, no, perché comunque la vita ha ripreso a scorrere come prima. Quando succedono dei casi, alla macchina insomma, dell'operazione sanno già tutti come comportarsi, che cosa fare. Al nord, i controlli sono un po' più rigidi, e al sud, da 5-6 mesi, io ho fatto il viaggio dal nord al sud. In effetti, al sud i controlli sono molto più blandi, no? È molto più leggero. Per quanto riguarda il freddo, cioè se il virus sopravvive di più o si espande di più col freddo, io non sono un'esperta, non sono un medico, però appunto negli ultimi casi che sono scoppiati, a quanto pare erano dei virus che sono arrivati con dei prodotti surgelati, e quindi è chiaro che questo virus sopravvive col freddo. Al sud si sta molto meglio. Non a caso dall'inizio della pandemia, il sud della Cina hanno rispettato tutti quanti le regole e il lockdown quando c'è stato da fare, no? Però non ci sono stati focolai grossi, ci sono stati pochi casi, abbastanza contenuti, e fino adesso è sempre al sud si sta molto meglio che al nord, questo è vero. A livello di clima si sta meglio, a livello di coronavirus, al nord sono molto più attenti, fanno molti più controlli che al sud. Al sud E adesso a la sud, gente non si oggi permette quanti gradi c'erano a Shenzhen? più niente. Oggi faceva un po' più freddino, stamattina erano 20 gradi e ha piovuto un po'. Domani forse dovremmo ritornare intorno a 25 gradi, però io sto ancora con le maniche corte, insomma, ci sta Socia. bene. Ecco, questo per farti capire per quello che a sud della Cina si sta bene, cioè, si sta meglio che a nord, perché comunque si nota questo legame, che il freddo è un elemento che purtroppo gioca a nostro sfavore. Sì, Solo per sì, il fatto ricordare che adesso ci che andiamo in verso Europa il freddo l'inverno. invernale deve ancora arrivare. Sì, è vero, è vero. Ma questa è una cosa che gli esperti, già a febbraio lo dicevano, questo virus si espande di più col freddo che col caldo, anche se è vero che non Come muore, a tutti gli altri quanto pare. virus del resto, anche quello antinfluenza, ecco, anche quello il virus dell'influenza lo ritroviamo sempre durante il periodo invernale. I vaccini sono sempre verso ottobre-novembre perché si prepara all'inverno. Sai, non so Sì, no, se. infatti al nord ci sono più controlli, sono un po' più attenti. Sai, non so se mi avevi girato te, ma su Repubblica girava un video su come spiegava la diffusione dei virus sulle nanoparticelle che stanno in sospensione, Sì. gli aerosol. E infatti spiegava che, essendo in inverno, stiamo tutti più chiusi in casa, c'è il rischio che dopo un'ora che stai in contatto con un positivo, sospensione di virus te lo intercetti nonostante tu porti la mascherina. Forse è quello la cosa più importante, che stanno tutti più chiusi d'inverno, c'è molto più rischio che non essendo il Beh, ricircolo perché dell'aria abbiamo paura di aprire le becchi. finestre perché fa freddo fuori. Esatto, Ma però. questo, sì, te l'ho mandato io, è stato un video pubblicato da Repubblica, dei luoghi chiusi, come le particelle potevano propagarsi nell'ambito di un luogo chiuso, ma questo anche gli esperti, scienziati francesi che gli italiani, ma anche quelli a livello internazionale, ci consigliano a tutti di aprire le finestre almeno più volte, Sì. 4-5 volte durante l'arco di una giornata, giusto? Ma non lasciarla aperta la finestra tutta la giornata, ma il tempo di 5-10 minuti, anche se siamo d'inverno, abbiamo il riscaldamento acceso, ma lasciare 5-10 minuti la finestra aperta permette, ecco, uno scambio d'aria, cioè un
tra virgolette, una purificazione dell'ambiente casalingo, questo aiuta alla non espansione del virus. Esatto, esatto, esatto. Tanto sto facendo vedere delle immagini. Non so se in Cina c'è questa cosa, May, lo dicono, May, com'è la Cina? I consigli da parte delle istituzioni locali e nazionali? Allora, come dicevo, al momento non c'è più questa, queste informazioni così pesanti o allarmanti che potevano esserci, che c'erano stati nel primo periodo in cui si consigliava in che modo mantenere la sicurezza, lavarsi le mani, usare le mascherine. C'erano le istruzioni anche in cartone animato, no? Per spiegarlo ai bambini. E adesso, per esempio, anche nel viaggiare, a parte che appunto andando nel metropolitana di Puma i controlli c'erano già prima, quindi non è che è cambiato tantissimo. Si è aggiunto più semplicemente che ti prendono la temperatura, ma qui al sud veramente cioè, te lo prendono, ma neanche te lo guardano, è molto molto blando per adesso. Okay. Perché è rimasto quasi obbligatorio, è aumentato un personale in più rispetto a se prima c'erano due al controllo, adesso ce ne sono quattro, due ti guardano le valigie, l'altro ti controlla la temperatura, il quarto guarda che non porti niente di strano e basta, no? È rimasto quel lavoro lì, il servizio c'è, però come dire, non, chi vuole si informa su questa cosa. Però se uno si focalizza su questa cosa, oddio come mi prendo il virus, se tocco la maniglia piuttosto, diventi paranoico, no? E questa cosa qui al momento in Cina non c'è, cioè la gente ha ripreso a fare le sue cose, se tu non sei un medico e non devi andare a studiare queste cose, insomma, se vuoi puoi andare a cercarli e trovi, altrimenti... altrimenti niente, nel senso che si riprende a vivere come prima. Dal punto di vista igienico, io non ho visto tanto cambiamento rispetto a prima. La gente ha le stesse abitudini di prima. Sì, fanno più attenzione adesso. Ci sono più disinfettanti in giro, anche nei bagni pubblici, sono molto più puliti. Nelle piazze non c'è... Adesso, per esempio... Il vantaggio di aver avuto la pandemia, no? Di avere tutti i luoghi pubblici super puliti. No, no, ma paradossalmente, allora, negli alberi non c'è il tempo che la foglia cada per terra che c'è già qualcuno che lo raccoglie. Niente, non hai il tempo di sporcare che c'è già qualcuno che raccoglie, no? Però le abitudini sono come quelle di prima, non è che sono cambiate tantissimo. Date voi. Allora, un altro argomento che è molto controverso e molto di dibattito sia in Francia che in Europa, le scuole. May, noi che tu che hai insegnato in un liceo cinese, ecco, com'è la situazione delle scuole confronto all'Europa? Le scuole cinesi, quali misure hanno adottato, ecco, durante la pandemia e anche adesso? Durante la pandemia? Sì, allora, le scuole sono state chiuse. Ci sono state le riaperture, diciamo, in tempi diversi in varie regioni. Ovviamente quelle più ritardive erano verso nord, forse, Wuhan, che hanno riaperto un po' più tardi, ma molti altri che hanno aperto verso aprile, maggio, nella scuola dove andavo io hanno aperto verso maggio. Okay. All'ingresso della scuola ci sono i controlli. Una volta entrata nei campus, nelle scuole, gli studenti non escono più, perché comunque gli studenti hanno la vita nel campus, visto che nel campus ti offre tutto, dal supermercato al mini bar, piuttosto che ai posti di allo sport, all'attività fisica, puoi fare tutto là dentro. Non c'è stato affatto bisogno di mantenere le distanze, non c'è stato bisogno di cambiare i banchi, assolutamente, i banchi erano
come quelle di prima, se erano nuove, erano nuove, se erano vecchi, erano vecchi. C'è stato all'inizio un primo periodo in cui c'era l'obbligo per gli insegnanti di portare le mascherine, e gli studenti sì o no, dipendeva dalle scuole. Dopodiché, ma quella roba lì è durata tipo 2 settimane, credo. Dopodiché hanno iniziato tutti a riprendere lezioni normale come prima, anzi avevano anche addirittura da recuperare, visto che il capodanno di quest'anno per i ragazzi le vacanze sono durate 2 mesi invece che un mese, no? E quindi dal punto di vista didattico gli insegnanti avevano da correre per recuperare, e quindi si è pensato a portare avanti il programma scolastico. Per quanto riguarda il problema del virus, i controlli ci sono stati a priori, prima che si rientrasse in classe. Quindi una volta rientrati a scuola, in realtà le cose sono andate avanti normalmente ancora adesso, come prima, no? La gente ha ripreso a lavorare, gli insegnanti a lavorare, gli studenti a fare i propri corsi, i più giovani, per esempio io ero a una scuola liceale dove c'erano gli adolescenti innamorati, e insomma, tutti appiccicati uno all'altro senza nessun problema, no? Dove prima c'era il campo da basket, c'era un angolino, come dire, dei innamorati, ad aprile, a maggio erano di nuovo lì, cioè nessuno è andato lì a dire state lontani, dovete stare distanziati, roba del genere. E ancora adesso le scuole sono tornate a lavorare come prima. Le scuole private hanno patito di più perché sono state le ultime ad aprire. Diciamo che la macchina ha funzionato bene proprio perché i controlli sono stati tutti a priori. La richiesta della certificato di salute è stata anche a priori, cioè, una volta che tu hai avuto la sicurezza che sei sano e puoi rientrare, dopodiché insomma la scuola, i presidi hanno avuto una bella responsabilità. E quindi sono molto rigidi nei controlli, se prima nelle scuole, nei campi estranei potevano entrare più facilmente, adesso come adesso un estraneo non entra così facilmente. Estraneo intendo dire quelli che non sono insegnanti e quelli che non sono studenti. I genitori potevano accompagnare i figli, ma molti hanno evitato di accompagnarli fino a dentro, cioè li spedivano, aspettavano fuori lì, dal campus, e li salutavano da fuori e basta, così si evitava che un elemento estraneo entrasse nel campus senza che la scuola lo sapesse, anche perché all'ingresso i controlli erano insomma molto come andare alla stazione, uguale, tu non puoi entrare nel campus senza aver dato i certificati di salute, aver controllato la febbre e queste cose qui. Una volta che sei dentro, sei dentro. E sei a posto. Grazie a me. Wen, abbiamo ancora tempo o? Come volete voi, tanto siamo 4 gatti online, veramente. Di cui uno sono io, quindi... 4 gatti online. Perché... Sì? Perché anche domande. Domenica è normale. È normale, stiamo tutti dormendo. Perché è domenica, quindi la gente... poi soprattutto in Italia sono scattate le nuove misure, quindi in Francia siamo in lockdown, l'unica che è libera è la May. Sì, vado a fare tai chi tutte le mattine, ma lo sai che è fantastico, mamma mia, cioè, ti rilassa la mente. Tu che ci invii sempre i video di tai chi tutte le mattine, allora raccontaci questa tua nuova passione. Allora, le abitudini cinesi che c'è in Cina, che è molto bello, secondo me, che la gente, ovviamente quelli che hanno tempo, la mattina si alzano presto e sono abituati ad andare a fare attività fisica. Quelli che non hanno tempo di solito lo fanno la sera, soprattutto quando fa caldo, no? Però al mattino è molto più bello, perché al mattino vai nei parchi, nei luoghi aperti, nei spazi aperti dove ci sono, ognuno ha il suo gruppetto, c'è chi fa attività di corsa, di camminata, ma ha il suo gruppetto, ci sono quelli che fanno il ballo, i balli un po' più moderni oppure balli un po' più classici. E ci sono gli anziani, che sono quelli che hanno più tempo, che tra l'altro
anche le signore anziane non ti credere, ma hanno i loro orari, no? Perché devono tornare a casa e badare al marito, ai figli, alle suocere, no? Ma al mattino si dedicano Alle sempre un nuore. paio di ore di tempo, sì, alle nuore, che lamenta che le nuore non cucinano, ma perché in realtà è così facile ordinare online che uno dice, ma perché devo cucinare? Scusa. Certo. No? La nuora lavativa, come al solito, il rapporto tra... Quindi vale anche per la Cina, che il rapporto tra suocera e nuora non va, come il cane e il gatto, e come il gatto e il topo. Non mettere il dito nella Andare d'accordo piaga. con la suocera è un lusso. Ci sono persone che magari vanno d'accordissimo, però molti hanno problemi con la nuora o con la suocera o così, e di solito il marito o il figlio è quello che o sta in mezzo o prende la parte della mamma o prende la parte della moglie, e se non prende la moglie dice io me ne vado. E ti mollo. Beh, sì, eh. Sì, durante alla fine del lockdown nelle grandi città è aumentato esponenzialmente i casi di divorzio. Cioè, Beh, come se del resto tipo in Europa. il 7 aprile dicevano che era finito il lockdown, l'8 aprile fuori dai comuni c'era la fila per chiedere il divorzio. C'era proprio Ma la perché l'otto coda. porta fortuna, no? May, l'otto, aprile, l'otto, Buon quindi si buonissimo. divorzia. O si sposa l'otto o si divorzia, no? Fine ciclo. No, tu che pensi? Per questo aumento esponenziale, la Cina sta pensando in qualche modo di limitare questo problema, quindi sta cercando di rendere un po' più difficile il divorzio. Se prima divorziavi nell'arco di un mese, anzi, no, se prima al mattino potevi divorziare, alla sera potevi essere risposato con un'altra Risposato. persona, sì, adesso il divorzio stanno cercando di mettere più regole, perché c'è un aumento veramente esagerato, no? Esponenziale di divorzio e mina come dire, l'armonia familiare, no? E la società C'è anche un stessa. declino dei E matrimoni, quindi May. ci sono Sì, il delle valore. regole, sì, delle regole istituzionali e anche burocratici, per farti capire l'effetto che ha avuto. Lockdown, no? Anche sulla psicologia, sulla Sull'impatto quotidiana. familiare, certo. Sì, perché molte persone si sono ritrovate a vivere a lungo tempo col proprio marito, che prima magari lo vedevi al mattino, alla sera, no? E con la propria suocera, che prima magari lo vedevi solo a Capodanno, adesso ce l'hai in casa per 3 mesi, no? E viceversa. E coi bambini, no? Che prima li mandavi a scuola per 8 ore, non li vedevi più, adesso ce li hai a casa, devi pure seguirli a fare i compiti a casa, insomma, stare attenti che facciano i compiti. Quindi ha prodotto comunque dei problemi di stress, no? Per le persone. Familiare, vabbè, certo, altro che Quindi, depressione, è una situazione del sì. suicidio quasi, perché è vero che in Cina quasi anche i mariti va ancora le coppie, diciamo, i matrimoni combinati, quindi a volte Certo. non Lo hai stanno molto. neanche la possibilità di conoscere, come dici giustamente, May. Di vederti, di ritrovarti tuo marito dalla mattina alla sera, ti trovi una persona che in realtà non l'hai mai conosciuta, che non l'hai mai conosciuta per davvero, e lì hai l'occasione di comprendere, di capire e soprattutto di conoscere le caratteristiche di questa persona che è tuo marito o tua moglie. Sì, ma anche le proprie suocere, no? Che se prima dici tanto vado solo per Capodanno, ci sto 2 settimane, quindi 2 settimane se mia suocera si lamenta che non faccio bene il mantò, vabbè, amen, lo stesso, tanto me ne vado. Trovandosi all'improvviso a stare con la suocera per più di 3 mesi, insomma, la cosa è stata scioccante, ma no. Immagino, non lo so, no, ho sentito tante storie. Poi ci sono Immagino i alcune fuochi altre d'artificio che coppie. provenivano dalle famiglie cinesi. Madonna. Però devo dire che
le coppie la prendono in modo molto pragmatico, cioè se dobbiamo divorziare, divorziamo, non siamo lì a tirarcela tanto per le lunghe, sono molto pragmatiche. Se dobbiamo separare, cioè il problema nasce, i problemi ci sono quando c'è di ci sono di mezzo i bambini, le proprietà, le macchine, le case, queste cose qui, no? Quindi più si è ricchi, Vabbè, i forse soliti, più il divorzio è più ci sono complesso. problemi, più ci sono Sì. problemi. Vabbè, quello c'è una regola comune a tutti i paesi. Ah, sì. Il problema di una coppia dopo il matrimonio sono i bambini e i beni in comune, come suddividere, perché dopo è lì che si arriva sempre in Divisione dei tribunale. beni, divisione dei beni. Non fate la cazzata, fate la divisione dei beni. Cosa dici te come giurista? Vabbè, o uno. Fai. È il consiglio di tutti i giuristi, se uno vuole sposarsi per autotutelarsi, la divisione dei beni comporta meno rischi sia per te che per il tuo congiunto. Quindi diciamo che alla Ma fine l'amore è bello, ma non sappiamo se è duraturo o eterno. Si finché spera, dura. ma meglio prevenire che curare, Ma divisione dei come beni, giurista. appunto, se uno ci ragiona prima e come dire, ci pensa un attimino, magari, ma ai figli è un po' più dura, eh. Vabbè, sì, I è figli. quello il problema principale. I figli sono le vittime delle separazioni, dei divorzi. Purtroppo l'Europa è dentro perché tutte le persone che conosco o che ho a che fare sono tutte o famiglie, famiglie ricomposte, cioè di genitori che sono nati durante il secondo matrimonio o terzo matrimonio, perché qui ormai ho famiglie allargate perché Wow. lei è figlia del primo marito di mia madre, lui è il figlio del secondo matrimonio di mio padre e io sono in mezzo. Ci sono questi casi che purtroppo non so se è bene o male, ma fatto sta che la società sta cambiando, non è più la società di una volta. La famiglia Quindi. non è proprio solida e compatta come cioè, prima, cioè Ma la famiglia dell'uomo in bianco penso un che po' per... sia molto legato anche alle nuove sfide che ci lancia la società. Le donne sono sempre più impegnate nel mondo del lavoro, l'uomo c'era già nel mondo del lavoro, ma è sempre più attirato dalla competizione e anche dallo stress e dalla pressione che ci mette il mondo del lavoro, quindi si è più vulnerabili, ecco, di fronte anche ai sentimenti, alla vita familiare. Ecco, abbiamo tutti privilegiato il mondo del lavoro, il mondo della carriera e abbiamo purtroppo lasciato un po' indietro i valori, l'unità familiare. E quello io penso che stiamo perdendo un po' i pezzi con il progresso, ecco, che sia La tutto positivo, non lo è. vedi, cioè, Siamo molto anche se globalizzati, in eh. Cina non c'è, come dire, il cristianesimo, non c'è la famiglia è comunque un valore importante, non a caso, come diceva il governo, sta cercando di arginare, no, questo fenomeno, quindi di rendere un po' più difficile il divorzio. Tant'è Sì, che per tutte le religioni. sì, ad Mica esempio solo per il adesso, cristianesimo. cos'è? Proprio ultimamente ad aprile hanno deciso che se la coppia decide di divorziare, prima di tutto devono presentarsi tutti e due in comune, no? E chiedere il divorzio. E poi si devono ripresentare entrambi un mese dopo. Se il mese dopo uno dei due non si presenta, oppure nessuno dei due, l'annullamento viene annullato, cioè loro continuano a rimanere sposati. Cosa che prima Beh, certo, è il mese di riflessione, ecco, questo è un bene, ecco, un mese, io direi più anche 3 mesi o sì, 6 mesi, perché un mese è a dir poco, o 3 o 6 mesi, il tempo che dare la possibilità alla coppia o di conciliarsi o veramente di sfasciarsi, ecco,
Però No, infatti, come dicevo è già un prima, ottimo. prima veramente la mattina andavi, divorziavi con la tua prima moglie, al pomeriggio ti sposavi con la seconda di moglie, Ah, veramente come a è Las molto Vegas facile. era. matrimonio. Ah, sì. Vabbè, Mamma mia. ci sono altre domande? Se no, qui No, so. ci Non ci facciamo nostre fermiamo. là in Cina. Guarda, dai commenti abbiamo Luigi Martone che ci propone di parlare di Wushu, ma nessuno di noi tre pratica arti marziali, quindi rimandiamo la palla un'altra volta. Poi ci saluta Lin Chen, ciao Mei, brava. E poi Angelo Russica ci dà del buongiorno e basta. Quindi questi sono gli interventi di oggi, è andata bene, Buongiorno. siamo stati tranquilli. Sì, buongiorno, qua sono mezzogiorno, 11 prima. Che il Tai Chi è veramente meditativo e rilassante. Lo consiglio a tutti. Dai, Bisognerebbe sì. proporre questo stile di vita di più agli europei. Non sono abituati. Insomma, qui c'è un Agli clima anziani diverso. soprattutto, ecco, di uscire nei parchi, ecco, Certo. di Sì, approfittare un po' anche del bravo. periodo della pensione, ecco, piuttosto di fare un po' il Vabbè. tè. Però mei occorrono gli insegnanti, perché qui ogni attività è a pagamento. In Cina però No. è gratuito fare tai chi, ecco, un altro aspetto che dobbiamo evidenziare. Sì, perché sono attività ludiche, le persone vanno al parco, lo fanno per il piacere di farlo, quindi se tu vuoi imparare, ti ficcano dentro il gruppo e segui il gruppo. È anche un bellissimo modo di socializzare, insomma. Ti accolgono poi, tra l'altro, molto volentieri. Soprattutto per la veneranda età, perché quando si è anziani si è sempre più isolati, si ha meno amici, perché poi del resto gli amici se ne vanno, perché poi lì è tutta una catena e si rimane sempre più soli. Questo veramente, come dici giustamente, è un'attività che benefica, che va a vantaggio di tutti, ritrovarsi al mattino presto. Fare un po' di attività dolce al mattino e di fare conoscenza e di ricreare, no? Le amicizie. Solitamente diciamo che le amicizie si coltivano quando siamo giovani. Non è vero, perché anche nell'età avanzata possiamo creare e stringere dei nuovi rapporti d'amicizia. Però guarda che queste attività ludiche li fanno anche i giovani, semplicemente i giovani li fanno in fasce orarie diverse, tipo lo fanno dopo il lavoro, quando ai parchi ci sono quelli Certo. che ballano, balli un po' più moderni, piuttosto che giocano a tennis o altro, fanno anche attività di arti marziali, ci sono. Se ti interessa, Beh, puoi noi in averne. Più il vai. parco è grande, più hai scelta. Più il giardino è grande, più hai scelte. Beh, meglio. Secondo me Vero? sono come in Italia, i ragazzini ballano su Douyin, TikTok, fanno i ballettini, na, 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 na. Davanti alla telecamera, non gli frega Ah, un cavolo di fare i vabbè. balli di gruppo. TikTok, TikTok. No, vabbè, quello è l'ansia di farsi notare, di diventare famosi, è un'altra roba. Qui si Ah, fa per beh. il piacere di farlo, no? Chiaro. Anche per stare un po' meglio fisicamente, perché E anche non sono il attività piacere di. solo per uscire, perché in Europa Sì. durante il confinamento gli sportivi sono moltiplicati, Esplosi. triplicati, è Oi. esploso la voglia di fare sport, quindi pur per uscire si diventava Praticamente tutti sportivi. appassionati di jogging, vero? Tutti che volevano fare jogging col Proprio così, cane, anche quelli che non proprio hanno il così. cane. È vero, cani finti. Abbiamo visto un po' di immagini sui social con i cani finti o i maiali portati in giro. Ma anche in Cina, no? Anche in Cina ho visto qualcuno che portava i maiali. È finta. Abbiamo visto i gatti, uè, non so che se era in Giappone o in Cina, che uscivano con il proprio gatto a guinzaglio e con la mascherina, il povero gatto, non so se è una montatura, ma di fake news ne circolano veramente tanti al giorno d'oggi, ma diciamo che almeno in questa pandemia possiamo ridere, perché la gente è diventata molto Che creativa, ecco, su sbizzarrita, questo sì. punto. Sì, Ah, sbizzarrita. è vero, mi ricordo che durante la pandemia La non pandemia. potevi uscire di casa, però
circolavano molti video, soprattutto dei giovani che sono un po' più creativi, no? Che facevano video dei loro balletti un po' solitari oppure familiari sui tetti, no? Sui tetti e poi li facevano circolare perché non potendo più uscire, però avevano ancora bisogno di muoversi e quindi andavano sui tetti o nei pochi spazi disponibili che c'erano e facevano questi balletti. Anche lì un po' la voglia di farsi conoscere, ma un po' la voglia di ridere e di come dire, fare delle cose ludiche. Di C'è stato. distrarsi un attimo, ecco, da questa Sì. situazione difficile. Ma qui in Francia hanno tenuto tutti i parchi pubblici aperti, eh? Questo è già un vantaggio per tutti che Ah. sì, i parchi sono aperti, che Sì. durante il primo confinamento tutti i parchi erano chiusi, stavolta i parchi sono aperti, accessibili Ma quindi è a un invito a tutti. uscire, scusa, grazie di... cioè è un Ma sì, invito a un invito a uscire. uscire, hai la possibilità di uscire un'ora, non più lontano da 1 chilometro dal proprio Ah, è vero. domicilio, e la possibilità c'è di uscire, certamente con l'attestato, esci con l'orario, la tua dichiarazione, fai il tuo giretto. Sinceramente, di controlli nel secondo confinamento non se ne sono visti, perché purtroppo c'è un altro problema in Europa, il problema degli attacchi terroristici, quindi c'è ancora, diciamo che le forze dell'ordine sono più concentrate sul versante della sicurezza pubblica, Sicurezza diciamo nazionale, sì. Ma nazionale, ci sono pubblica, sì. solo questi attacchi terroristici ci sono stati solo in Francia? O ci sono, No, c'è giusto? Non mi stata in sbaglio. Austria anche. No, 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 anche Immagino, in sì. Austria c'è stato poco tempo fa, In ma Austria. tutta l'Europa, diciamo che la Francia è il paese più colpito, ma purtroppo non abbiamo solo il problema del virus, ma abbiamo il problema anche degli attacchi terroristici, quindi non siamo proprio messi bene bene. Il Ah, 2020 è da archiviare al più presto possibile. la buona notizia è che manca un mese e mezzo alla fine del 2020. Cioè, manca poco, resisti. Poi dicono che il 2021 sarà peggio del 2020. Che Il peggio del bello! peggio devi aspettare il Non 2023. gufare, May, non gufare, perché ne abbiamo già Sì. veramente le scatole piene. Ecco, perché penso che più sfigati di così non si può. No, è che ormai siamo allenati, diventiamo più forti, sappiamo come funziona. Va Anticorpi. bene, Dai, dai, sperare di visto vaccino nel gli anticorpi, 2021, veramente. veramente. May, ti Sì, saluta Luca da speriamo, Torino. speriamo. Ciao May, Wen, vi ho Ah. intercettato all'ultimo minuto, un saluto a tutti. Luca da Torino, il tuo amico. Ah, come va a Torino? Come va a Torino? Ah, Un devi po' chiederlo a mi lui. manca Torino. Poi siamo a 1 minuto di ritardo, quindi ci risponde anche in ritardo. Chiederai in privato, May, al tuo amico, quindi... No, no, non, Torino è in ho parlato di Piemonte, Piemonte è già in zona zona rossa, rossa. quindi, Ah, lo so, lo so. Non quindi la arrivano belle situazione. notizie comunque. No, non arrivano belle notizie da Torino. Beh, per quello che ti Ospedali. chiamiamo, per avere delle buone notizie da te. Ah, in Cina ti dico, no, veramente la vita ha ripreso a scorrere come prima. Noi guardiamo con stupore quello che succede all'estero, semmai, ma proprio con grande stupore. I cinesi guardano con grande Quali stupore quello che sono succede i all'estero. le critiche dei cinesi verso come ha governato, come ha gestito l'Europa, l'Occidente anche, o Ma l'America come anche in sé? dicevo, tutte le critiche, le persone comuni, la gente comune rimane stupita. Uno, come ti dicevo, per questa cosa, si domandano come mai. Gli europei o occidentali non sono abituati a risparmiare, secondo loro. E l'altro, come Beh, mai questo è c'è un ancora dono. gente che non crede a Non questo credo. virus, no? Non ci crede, Ah, no? Come è ce lo chiediamo anche possibile? noi. In realtà ce lo chiediamo anche noi, perché non è un mistero. Ce lo chiediamo anche noi, come non facciano come possono essere così ottusi e non capire la gravità della situazione.
Sì, che gli guardiamo un ospedali, po'. basta andare a fare un giretto nei pronti soccorsi per vedere com'è la situazione, che gli ospedali in Italia sono intasati, cioè, Comunque non ci vuole tanto. ci sono molte persone in attesa di riprendere la propria vita normale, che è anche quella di viaggiare, no? Tornare in Europa, come me e altre persone, altri miei amici. E quindi speriamo anche noi che in qualche modo si possa risolvere o trovare un modo che tutto questo passi il più in fretta possibile. Comunque, perché l'attesa ormai sta diventando abbastanza Allora, agoniante, no? Lunga, è lunga. No? agognante. Sì. E niente, speriamo che l'Europa trovi il sistema di farcela. Ce l'auguriamo tutti. Siamo in attesa anche noi. Ma il problema è proprio che l'Europa non ha una linea comune, perché se l'Europa avesse avuto una linea comune in tutto il continente europeo, qui forse la situazione sarebbe un po' migliore. Invece già in Italia c'è il problema delle regioni, ognuno fa per sé, è già difficile metterli insieme. Sul livello europeo, purtroppo, l'Europa è ancora un laboratorio, quindi non ha ancora la forza di fare una politica uniforme e comune, perché i governi dovrebbero delegare all'Europa la delega sulla sanità. Beh, va E purtroppo bene, siamo lì, parliamo tanto di Europa, va ma bene. parliamo ancora per una persona giuridica che non esiste ancora, non è ancora efficiente al massimo. Beh, c'è una cosa Ok, abbiamo positiva, eh? superato i 100. Sì. Wendy, No, tranquillo, tranquillo. Io devo diciamo andare a che pranzo, quindi adesso vi mollo e mollo anche a io diretta. vado a cena. Anche tu a cena. Io vado a cena. Sì, lei va a cena, noi andiamo a pranzo. E noi Perfetto. siamo avanti, Buona siamo domenica a avanti. tutti. Buona Sì, domenica a siete voi. Buona sempre domenica a voi. A tutti, sì. E buona presto. domenica a tutti. Ciao ragazzi. Mi raccomando, resistete. Ci vediamo nel 2021. 2021. Vediamo se nel 2021 riesco a entrare. Vediamo. Beh, Comunque, dai, la vai speranza è quando. l'ultima a morire. Sì. Comunque, se volete vedermi, fai partire il mio spot. Ah, il tuo Ciao a spot? tutti. Sì, lo faccio partire. Aspetta un attimo. Ce l'ho qua. Quello l'ultimo Download. della ginnastica. Sì. Questo qui. Ed Si ecco. convertirà a farsi Visto che tutti i mail, mi dai. converto. Sì, al mattino possiamo coordinarci e fare Tai Chi online. Sì, no, io dormo se Italy tu sei al Laos. mattino, perché se tu sei al mattino noi siamo Mezzanotte. in notte profonda. Ho fatto vedere lo Sì, notte spot. profonda. Italy Laos, maestro Ok. italiano. Quindi se qualcuno ha bisogno di qualche lezione di italiano o di cinese, tu ci saresti, no? Mei, online. Buono, sì. Poi sto scoprendo questi detti che veramente ce ne sono alcuni che sono sì, uguali, ci sono alcuni che sono veramente opposti, quindi è bello scoprire queste cose. Cioè, la Sì. lingua è divertente se impari a esplorarla, non soltanto impararla memonicamente. Certo, è proprio culturale. Esplorare la lingua è veramente interessante. Sì, è proprio Molto. un'esplorazione, un'avventura. Sì, anche perché il linguaggio, la lingua ti forma la Un tua altro mentalità, mondo, ecco. crea il tuo modo di pensare e di vedere, no? Quindi più ne conosci, più espandi. E più sei in grado anche di vedere più punti di vista, no? Girare le angolazioni, no? Certo, È il mondo è diverso bello quando. perché è vario, no? Quindi. Sì. Cerchiamo di promuovere la conoscenza culturale, va? Il Ah, ci nostro proviamo. La obiettivo. cultura è importante, soprattutto anche per combattere le fake news, quindi Sì, cercare sì, sì. di non farsi manipolare dalle notizie che ci arrivano tutti i giorni.
Assolutamente. È vero, è vero. Va bene, se volete altri aggiornamenti, io sono sempre in Cina. Quando tornerò, vi farò sapere. Ciao a Ma tutti, buon sì, dai. appetito. Buon Dai che appetito. stai bene lì, almeno Sì. puoi uscire. Noi ci godiamo il Dobbiamo pranzo e entrare. poi. Ciao Sì. May. Ciao May. Ciao. Ciao ragazzi, ciao. E niente, Ciao. Ciao Wen, ciao. buona domenica. Grazie, ciao. E niente, adesso vi chiudo la diretta. E vi invito questo pomeriggio alle 4:30 a seguire la diretta su Instagram di Lalaù con Semi di Tè. Quindi ci sarà questo lettura online alle 4:30 di oggi, domenica. E mentre invece domani, sempre sul canale di Associna Facebook e YouTube, abbiamo l'intervento di Xu Yang, nostro attore italo-cinese, ex Iene su Italia 1, che farà un question time, domande e risposte con i ragazzi del con Vito Cicognini di Prato. Quindi non perdetelo, domani sera, lunedì 16 novembre, ore 9:30, sempre qua su questo canale Facebook. Niente, ci rivediamo alla prossima, ragazzi. Grazie mille per aver partecipato. Siamo stati pochi ma buoni e vai così. Ci rivedrete più avanti in queste dirette. Stiamo sperimentando e quindi dateci dei consigli. Oggi abbiamo avuto il suggerimento del Wushu Kung Fu. Adesso vediamo un attimo di organizzare qualcosa e poi niente. Grazie mille, ragazzi. Siete sempre fantastici. Grazie mille per il supporto. Ciao, buona domenica. Ciao.